Ermanno Scaroni di Bontempelli, Roberto è facilmente riconoscibile con la sua tenuta rossa. Signore, un applauso. È un pugile reduce da buone prove in tutte, in alcune riunioni della provincia. L'ultimo incontro ha vinto Aranica, ha vinto per KO e ha fatto un pari nell'ultima riunione di Brescia. È allenato dai suoi maestri che sono Ottavino Caloi ed Egidio Bugada, che curano tutto il settore tecnico della Bergamo Box di Bergamo. Sono ai preliminari, controllano i guanti e si accingono ad affrontare il primo incontro della serata. Ecco, è iniziata la prima ripresa. Piano piano il pubblico sta anche affollando il palasport. Vediamo che Bontempelli cerca il centro del ring. Sono novizi A, quindi molto o poco che combattono, però hanno tutta l'esperienza già della loro categoria. Ecco un corpo a corpo che subito l'arbitro interrompe. Ancora Bontempelli che con il sinistro affronta bene, prova il destro fuori misura. Abbiamo anche un ring abbastanza rumoroso. Ecco ancora un destro. Il match piano piano si sta accendendo. Vediamo che Bontempelli in questo momento subisce l'iniziativa di Scaroni, però subito reagisce, naturalmente metterà tutto il suo impegno per non sfigurare davanti ai suoi amici. La riunione è iniziata puntualmente alle 20:30, già le tribune cominciano a riempirsi, Bontempelli attacca, una bella azione, colpito da un destro adesso alle corde, però esce bene, ancora un destro, Bontempelli è in difficoltà ed è proprio salutare questo intervento dell'arbitro che permette al pugile bergamasco di recuperare. Ed è finita la prima ripresa, una ripresa che forse Scaroni si è aggiudicato. Adesso Bontempelli cercherà di mettere a frutto i consigli dei suoi secondi. È stata una prima ripresa che forse lo ha visto un pochino emozionato per magari trovarsi ancora di fronte al proprio pubblico, non per un pugile così giovane, e senz'altro può rappresentare un blocco psicologico. Ecco, sta per iniziare la seconda ripresa, vediamo subito il pugile di Lumezzane già pronto per aggredire il nostro Bontempelli. Ancora cerca di tenere lontano con il sinistro. Ecco un bellissimo destro, una bella azione di Bontempelli che risponde. Viene ancora un gancio sinistro, bellissima l'azione di Bontempelli che si sta riscattando in questa seconda ripresa. Ancora un momento statico del match. Provato il montante sinistro Scaroni, bellissimo. Bontempelli cerca di forzare i colpi, naturalmente molti vanno fuori misura, ecco un bel destro,
Ancora un bel sinistro, ancora. Ecco ancora un gancio sinistro. Belli, ancora un gancio sinistro di Buontempelli che ecco in questo momento ha preso decisamente l'iniziativa il pugile della Bergamo Box che fa vedere quello che sa fare. Siamo agli sgoccioli della ripresa. Buontempelli ha capito l'avversario, ancora lo centra alla punta del mento con un buon destro. Ricordo che questi novizi sono della categoria piuma. Si tengano pronti per il prossimo incontro Marco Sogari della Doria Totì e Carugo Riccardo della Valtellina. Categoria media. Signor Umberto? Sì. La seconda ripresa è stata favorevole senz'altro a Buontempelli. Io qui sono circondato da giudici, da tutte gli interessati del pugilato, non vorrei naturalmente far brutta figura nei loro confronti con dei cartellini alquanto personali. Terza e ultima ripresa. E siamo all'ultima ripresa. Ancora Buontempelli che lascia partire abbastanza in scioltezza il suo jab sinistro, adesso un'azione molto, molto disordinata di Scaroni. Ecco, anticipato con il gancio, ancora un bellissimo montante sinistro, destro scusate. E c'è da dire che Buontempelli ad ogni riunione migliora, ancora toccato da un sinistro, ad ogni riunione migliora e si vede che con l'impegno e la costanza riesce sempre ad andare avanti. D'altronde il pugilato è uno sport difficile dove il sacrificio va di pari passo con i risultati. Ultimamente ha ottenuto di buoni risultati e naturalmente è sempre più invogliato a proseguire su questa strada. Sta conducendo una buona ripresa e tutto sommato sembra lui, a scanso di equivoci, il vincitore. Ancora problemi per le pugili di Lumezzane con il caschetto. Sta sistemando il caschetto di Scaroni, naturalmente questo va tutto a suo favore al momento che era alquanto in difficoltà sotto i colpi di Buontempelli. Ancora un buon destro, ecco Buontempelli che accetta anche lo scambio violento, forse si sente sicuro e il match potrebbe essere toccato da un destro, è finito. È finito l'incontro, Buontempelli ha fatto una buona prova e si tengano pronti Marco Sogari e Riccardo Carugo. Non sembra neppure molto provato, d'altronde non ha ricevuto molti colpi. Dovrebbe essere ancora una buona prova di Buontempelli che
che conferma così il suo stato di grazia. Attendiamo la risposta dei giudici e dell'arbitro. Ed eccoci al verdetto. Vince Montempelli. E vince Montempelli come era facilmente da pronostico. Quindi primo incontro favorevole a Bergamo Box, che con Montempelli, che batte Scaroni, si è giudicata la prima vittoria della serata. Complimenti.